Bene, anche stamattina siamo insieme, grazie siano rese al Signore per la bella occasione che ci dà. Come hai sentito lo spot del calendario, ordinalo gratuitamente, te ne mandiamo due, uno per te, uno per un tuo amico. Non arrivare all'anno prossimo senza il calendario, se hai degli amici in giro per l'Italia li puoi ordinare a nome loro e glieli mandiamo direttamente così. Anziché farlo tu, lo facciamo noi. Insieme collaboriamo per spandere la parola del Signore. Ebbene se senti poi nel cuore di collaborare con i carcerati, con Cristo e la risposta, con la tenda o altre missioni che portiamo avanti, puoi fare l'ordine e li distribuiamo noi direttamente. Così. Andiamo avanti e seminiamo più che possiamo. Ebbene, anche questa mattina allora vogliamo metterci insieme di pari sentimento e scoprire tutti gli insegnamenti che ogni giorno troviamo nella parola del Signore. Perciò mettiamoci insieme, prima di tutto preghiamo che lo Spirito Santo ci guidi. Magari tu senti dire lo Spirito Santo, lo Spirito Santo. Ti aspetti di vedere qualcosa? No, lo Spirito Santo non si vede. È come l'ossigeno nella tua vita. Non lo vedi, ma per quello vivi. Così è la nostra vita spirituale. Non lo vediamo, ma Egli opera in un modo speciale nella nostra vita. E la terza persona della Trinità è Spirito, perciò... Se ne avvertono gli effetti, ma non si vede. Gesù ha detto, come il vento soffia, vedi gli alberi che si muovono, ma non vedi il vento. Perciò così è nella nostra vita. E non ha un corpo, ma vive nei nostri corpi. Quando noi siamo nati di nuovo, egli ha la residenza dentro di noi. Sì, leggiamo come lo dice in Efesini capitolo 1 verso 13. Così almeno comprendiamo, non lo vediamo lo stesso, però comprendiamo che cosa fa e come agisce nella nostra vita. Efesini 1 13 dice, in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo, della vostra salvezza, avendo creduto in lui, in Cristo, avete ricevuto il sigillo, il microchip dello Spirito Santo che era stato promesso da Dio e da Gesù Cristo e che dalla Pentecoste in poi si riversa in ogni cuore che si apre a lui. Perciò invitiamolo, invochiamolo, Permettiamogli che ci influenza. Giusto per avere con chiarezza un esempio, ti porto la parte negativa. Hai sentito dire delle persone possedute da spiriti immondi? Noi possiamo essere o dobbiamo essere posseduti dallo Spirito Santo. Hai capito bene? Se c'è l'uno c'è pure l'altro. Se ci sono le tenebre, sono dovute al fatto che c'è la luce. E così, quando noi non comprendiamo, questi piccoli esempi ci aiutano a comprendere che se c'è la luce, come vediamo, ci sono anche le tenebre. E perciò se ci sono le forze delle tenebre, c'è anche la potenza. Della luce di Dio, dello Spirito Santo. Il Signore ci può, se tu sei posseduto da spiriti maligni, il Signore ti può liberare e ti riempie dello Spirito Santo. Se tu lo invochi, Lui lo fa. Forse hai tanti fastidi, ti avvolge i pensieri, sono come delle forze tremente che ti portano per fare il male. Invoca il nome del Signore Gesù. Gesù ha ogni potere. Dopo la sua risurrezione, dopo aver portato a termine l'opera di salvezza per noi esseri umani, egli dice, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, perciò tutte le forze del male sono sottoposte al Signore Gesù. Quando tu invochi il nome del Signore Gesù, tu sei liberato, tu sei liberato. Chiedigli perdono di non averlo ricevuto prima, invoca il suo sangue che ti lavi, perché il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato e lo Spirito Santo invade, inonda la tua vita, e tutto cambia. Cominciano a sorgere pensieri. Che vengono dallo Spirito Santo e non che vengono dal Diavolo. Perciò preghiamo insieme, prega insieme con me. Signore, veniamo a te insieme con il fratello, con la sorella. Ci accostiamo a te per dire: Influenzaci, fa che la tua parola ci parli, facci comprendere quello che vuoi dire al nostro cuore. Te lo chiediamo insieme. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Ebbene, oggi vogliamo guardare un qualcosa di molto importante. Noi molte volte ci lasciamo andare, come ci lasciamo andare? L'anima che pecca morrà. Ci lasciamo andare nella mischia, cioè. Abbiamo fatto sempre così, così faceva papà, così faceva nonno, così si faceva il mio paese, così si usa nella mia denominazione, così si usa nella mia chiesa. E quando ci viene data la parola del Signore, noi facciamo prevalere le nostre abitudini, la nostra il nostro sistema di vita, la nostra tradizione e restiamo come siamo. Cioè, se prima peccavamo, noi continuiamo a farlo. Anche quando comincia a cambiare qualcosa, perché lo Spirito Santo ci fa comprendere nella parola di Dio che vuole cambiare la nostra vita, noi restiamo come addormentati nel vecchio sistema e come scusante diciamo ma noi abbiamo fatto sempre così mio papà faceva così mio nonno faceva così andavamo sempre in quella comunità in quella chiesa e nulla cambia beh se hai fatto sempre così sore frate se hai fatto sempre sbagliato è ora che comincia a cambiare e dobbiamo farlo subito. Che ragionamento è? Mio padre faceva così. Mio padre aveva l'asino e io ho la macchina. Perché non vado a comprare l'asino? Vedi? Dove abbiamo convenienza facciamo come pensiamo noi, senza interessarci di nessuno. Quando invece non abbiamo interesse, diciamo, ma abbiamo fatto sempre così. Tutti fanno così e perciò non devo cambiare nulla. Questo è un grave. Dio sa queste cose. Perciò nella sua parola ci consiglia di non fare come abbiamo fatto se abbiamo sbagliato a di tornare a lui e vivere in un modo diverso. Leggiamo insieme in Ezechiele capitolo 18 verso 20. Dice così: la persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'Empio sarà sull'empio. Che chiarezza porta la parola del Signore. Noi nella stessa famiglia possiamo andare uno all'inferno e l'altro al paradiso. Dio non prende le masse e dice. Uh, come se fossimo un camion da ribaltare. Il Signore rispetta ognuno di noi, ci ha creati uno alla volta con la responsabilità propria. Nella stessa famiglia tu puoi essere salvato, tua mamma o un tuo familiare può essere perduto. Non è perché dovete andare tutta la famiglia. Non siete nati tutti in un giorno. Siamo nati e siamo responsabili. La salvezza è personale. Noi non, abbiamo, non dobbiamo lasciarci andare per dire così erano i miei genitori, perciò la stessa cosa è per me. Non è detto che per forza deve essere così. Dio nella sua parola ci dice che ognuno di noi ha la sua responsabilità di come comportarsi davanti a Dio. Se Dio ti sta parlando e ti fa comprendere che quello che fai è sbagliato, come ho detto prima, se mio padre aveva l'asino e io tengo la macchina, se torno con l'asino sbaglio, perciò decisamente ho comprato la macchina. Corre di più, mi muovo di più e funziona meglio. C'è anche una convenienza. L'asino anche quando lo, non lo uso lo devo, lo, lo, gli devo dare da mangiare, mentre la macchina quando non la uso non consuma nulla. Allora dobbiamo usare l'intelligenza, non solo nella parte naturale, ma anche nella parte spirituale. Noi siamo responsabili, perché Dio ci ha fatto intelligenti. Leggiamo un'altra volta questo verso, in modo che memorizziamo, interiorizziamo e non sia più come abbiamo pensato tutti fanno così. Perché, se come fanno è sbagliato e lo facciamo anche noi, sbagliamo anche noi. Se un tuo familiare sbaglia, Dio ha uno che sbaglia, se lo fai pure tu, siete due, peggiora la situazione nella tua casa. Leggiamo per cortesia questo verso. La persona che pecca, e quella che morirà il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà sull'empio. Leggiamo il verso 19, così assorbiamo quello che il Signore dice. Se voi diceste: perché il figlio non paga per l'iniquità del padre? Ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia, osserva le mie leggi e le mette in pratica. Certamente, egli vivrà. Ecco, non possiamo buttarci nella mischia, perché Dio ci fa comprendere chiaramente che se comprendiamo il piano della volontà di Dio e noi cominciamo ad applicarlo nella nostra vita, noi veniamo fuori dal sistema peccaminoso perché il Signore ci aiuta e lo dobbiamo fare. Dio ci vuole ristorare, ci vuole ristrutturare, non restiamo nella mischia e ci abbandoniamo molti per pigrizia, si lasciano trasportare da un sistema o da dove ci sono più persone che fanno così. Il Signore non ha mai guardato la quantità, ma ha sempre guardato la qualità. Nel verso 4 parla anche di questo. Leggiamolo insieme. Ecco, tutte le vite sono mie, noi siamo del Signore. È mia tanto la vita del Padre quanto quella del Figlio. Chi pecca morirà. Dio ci guarda come singoli e la nostra scelta è importante per Dio. Se fino adesso hai detto tutti fanno così, faccio anch'io così, ed è sbagliato, oggi il Signore ti dice non fai bene, perché Lui ti vede come una persona da essere benedetta e ti permette di scegliere la buona parte. Non ti devi lasciare andare. Perché non è giusto. Allora perché Dio ti ha fatto singolo o singola? Perché puoi fare delle scelte e delle scelte intelligenti. In Romani capitolo 2 verso 6 ci aiuta a comprendere questo concetto. Perché l'Antico e il Nuovo Testamento è sempre Dio che parla. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Non ci lasciamo prendere dalle abitudini di famiglia, dalle tradizioni, pensando che dato che il sistema è quello, dobbiamo continuare a sbagliare. Dio dice no. Rileggiamo questo verso e poi leggiamo il verso 7. Così comprendiamo che abbiamo un'autonomia, abbiamo la libertà di scegliere, di scegliere e siamo responsabili della nostra scelta. Se il Signore ha incominciato a, portare, a dare luce al tuo cuore e continui come prima, allora sei più responsabile, perché il Signore parla nella Sua parola. E quando. Il tuo cuore comincia a comprendere. Quella responsabilità ti deve permettere di fare delle scelte secondo Dio, si dice. Leggiamo il verso 6 e 7 di Romani. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. È chiaro questo? Guardiamo il verso 7. Dice vita eterna. A quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano la gloria, onore e immortalità. Vedi, c'è una netta distinzione: la parola del Signore ci fa comprendere che c'è uno e l'altro, ed ognuno riceverà il compenso della posizione delle scelte che fa. L'unica cosa della grazia di Dio che troviamo, Gesù lo spiega in una parabola, gli operai dell'ultima ora, che cosa vuole dire? Che se tu hai 80 anni, 90 anni, e oggi il Signore ti parla e passi dalla sua parte, Egli ti salva come ha salvato coloro che li ha salvati a quattro anni. Ti dà la stessa salvezza, perché la benignità di Dio ci porta a salvezza. La differenza è che lui ha promesso la salvezza di chiunque si accosta a lui e crede nel suo figliuolo Gesù Cristo. O a quattro anni, o a ottant'anni, 90 anni, tu hai la salvezza eterna da Dio. Non ti dice troppo tardi, perciò non ti posso dare la salvezza, ti lascio a metà strada. O come dicono i cattolici, vai nel purgatorio, che nella Bibbia non esiste. Quando porto un esempio, della Bibbia e dico cose che non esistono in una denominazione che professa quello che nella Bibbia non c'è. Credimi sorella, credimi fratello. Lo faccio per amore della verità di ciò che dice la parola del Signore, come servo del Signore. Io parlo del sistema che è sbagliato, della dottrina degli insegnamenti, giusto per comprendere cosa dice Dio e cosa dice la tradizione, cosa dice la dottrina sbagliata, ma come persona, Sore, amica, amico, ti voglio bene, ti porto a conoscenza di ciò che dice la parola del Signore perché tu possa seguire il Signore, perché quando noi andiamo nel cielo non ci salva la religione, noi ci troviamo da fronte, di fronte a Gesù, colui che ha da giudicare i vivi e i morti e lui non ci chiede in quale denominazione siamo stati, lui per farci entrare nel paradiso ci chiede se abbiamo ricevuto Lui come nostro personale Salvatore e se abbiamo, nella misura delle nostre possibilità, seguito gli insegnamenti del Vangelo. Perciò tutte le volte che mi sentirai parlare della tua denominazione, degli errori che ci sono, secondo la parola del Signore, lo dico con tanto rispetto per te, essere umano, amico, amica, sorella, fratello, e per amore della verità, perché se resti nella menzogna tu non conosci Dio. Perciò con equilibrio quello che dico, lo dico prima di tutto a me e poi a te, perché dobbiamo uscire fuori dalla Babilonia. Dobbiamo seguire il Signore. Hai capito bene? Signore aiutaci. Ti voglio bene, perciò te lo dico. Non ci lasciamo prendere dalle abitudini di famiglia e tradizionali, pensando che dato che il sistema è quello, dobbiamo continuare a sbagliare. No. Dio dice nel verso 7. Rileggiamolo così comprendiamo. Vita eterna a quelli che per, con perseveranza passano dalla parte di Dio nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Scegliamo la buona parte. In una casa Gesù entrò e c'erano solo due sorelle. Le due sorelle fecero due scelte diverse. La conosci bene questa storia, Maria e Marta. Non fecero tutte e due la stessa scelta. Maria sapeva che Gesù era il Messia, era Dio in altra forma che era a casa sua. Non appena Gesù entrò, si mise ai piedi di Gesù e ascoltava la parola, perché la parola è Dio stesso, Gesù, Dio a casa sua. Lei si mette con dedicazione a interiorizzare ogni parola che veniva dalla bocca di Dio. Marta sbatteva la coda a destra e a sinistra perché aveva ospiti, aveva Gesù, i discepoli ed era pure giusto che doveva fare qualcosa. Però ci sono dei momenti e dei momenti. Gesù stava dando degli insegnamenti che ne aveva bisogno anche Marta. Ma lei presa da quelle cose, dalla sua preoccupazione per le cose del mondo, cominciò a sbattere la coda nel fare le altre cose, senza tener conto che Dio era a casa sua. Questo esempio è molto importante per te e per me. Vedi, erano due in una casa. Gesù dice, Maria ha scelto la buona parte, perché Dio, io sono a casa vostra e tu non tieni conto di quello che ti voglio dire. Vedi, non ci dobbiamo lasciare andare. Maria aveva fatto, scelto la buona parte e il Signore vede. Vede anche te nella tua casa, nel tuo parentato, dove ti trovi, se le tue scelte sono scegliere quello che a Dio piace o lasciarti andare anche tu. Abbiamo fatto sempre così, facciamo così. No, questo esempio ci aiuta a comprendere che dobbiamo fare delle scelte che siano gradite al Signore. Gesù subito fece notare a Marta che non aveva fatto bene. Quando lo Spirito Santo inizia la sua opera nella nostra vita, vuol dire che siamo scelti per un compito speciale. È una scelta divina. Noi non possiamo lasciarci andare. Marta fa così. Faccio così anch'io. Che è venuto a fare Gesù a casa tua? Se tu non dai importanza a ciò che lui dice nella sua parola, tu che cominci a comprendere il significato di quello che il Signore vuole fare nella tua vita, sei una persona scelta da Dio. Se ti trascuri e ti lasci andare, perdi l'occasione. Sei responsabile. Non hai mai pensato che quando lo Spirito Santo comincia a farti comprendere le cose spirituali, tu sei una persona scelta dal Signore. Secondo te la scelta come arriva? Proprio perché il tuo cuore si comincia a aprire. Alla verità di Dio, la parola. In Giovanni capitolo 15, verso 16, Gesù chiarisce questo concetto e dice che lui ci ha scelto. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, cioè. Dobbiamo portare frutto per la gloria del Signore e il vostro frutto sia permanente, cioè continuo. Noi siamo da esempio adesso di cosa dice il Signore, se no che ci ha scelti a fare. Se restiamo come prima, leggiamo per cortesia. Il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Ci sono dei detti, dei proverbi, delle abitudini, delle tradizioni che rallentano il processo della nostra vita spirituale. Perciò il Signore parla. Perché ci parla? Perché se Egli ci sceglie per un compito speciale e noi restiamo dove siamo, perché tutti fanno così, perché così faceva papà, perché così fanno nella mia religione, perché così ho sempre fatto, che ti ha scelto a fare il Signore. Tu sei una persona beata se segui i nuovi insegnamenti che il Signore... Vuole mettere nella tua vita. Nel capitolo 18, lo stesso capitolo, il Signore parla di questo argomento molto importante. Leggiamo il verso 1 e 2 del capitolo 18. È il Signore che parla. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Verso 2: perché dite nel Paese di Israele? questo proverbio i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati che cosa vuol dire questo è come dire abbiamo fatto sempre così tutti fanno così molti e proprio in questo contesto del libro di ezechiele erano tornati deportati da Babilonia. Dio li aveva liberati, li aveva liberati dalla confusione di Babilonia ed erano ritornati a Gerusalemme. Gerusalemme è la città santa dove si adora Dio, dove c'è la presenza di Dio. Babilonia è confusione, c'è di tutto e di più. Ma questi quando sono tornati, sono tornati fisicamente nella città di Gerusalemme, ma si sono portati tutte le abitudini che avevano in Babilonia e li applicano in Gerusalemme. Questo è grave. E così questo proverbio girava. E, come dire, abbiamo fatto sempre così. Così facevamo in Babilonia e anche qui continuiamo a fare così. Questa immagine, sorella mia, fratello mio, se il Signore ti ha tirato fuori e ti sta man mano portando alla santificazione, tu non puoi continuare ad usare i metodi di Babilonia. Perché? Perché ti ha chiamato il Signore? Se tu ritorni come prima, ci sono delle frasi molto forti che quasi fanno senso quando lo diciamo. Gesù dice che quando noi torniamo indietro facciamo come il cane che si rimangia il vomito. Sorella mia, ma pensaci, ti fa senso che tu devi ritornare a mangiarti il vomito dove hai vomitato. Ma che schifo! È brutto! E poi prende un'altra frase, dice, se fai così, fai come la scrofa, pensa un poco, sorella, che dopo essere lavata va a immergersi nel fango. Ma comprendiamo che dice il Signore. È una terminologia che ci mette in guardia, non possiamo... E come dire abbiamo fatto sempre così, tutti fanno così, molti erano tornati da Babilonia e si erano portati dietro tanta roba che avevano assorbito e ripetevano tra di loro, è scritto nella Bibbia che dicevano, rileggiamo il verso 2, perché dite nel paese d'Israele questo proverbio? Il proverbio prevaleva sulla parola di Dio. I padri hanno mangiato uva acerba e, e i denti dei figli si sono allegati e non si fermavano. Nel verso 19 era diventata una comune predicazione di proverbi, di tradizioni e di cose che non c'erano nella parola di Dio. Così facciamo anche noi oggi. Così si usa. Così facciamo, ma allora perché ci ha chiamato il Signore? Ma adesso perché devo cambiare? Ho fatto sempre così, ma è ora che cambi. Leggiamo il verso 19. Dice, se voi diceste perché il figlio non paga per l'iniquità del padre, ciò è perché quel figlio pratica l'equità e la giustizia. Osserva tutte le mie leggi e le mette ad effetto. Certamente, egli vivrà. Vedi? Non si può restare nella melma se Dio ci ha tirato sulla roccia. Cristo è la nostra roccia. Vuol dire che siamo su qualcosa di molto forte e non possiamo vacillare. Avevano adottato il sistema pagano e lo praticavano per loro vivere a Gerusalemme, la città santa di Dio, fisicamente, ma facevano come in Babilonia, facevano esattamente come Adamo quando sbagliò nell'Eden. Tu dici, ma cosa fece Adamo? Noi non dobbiamo ripetere gli stessi errori. Signore, aiutaci questa mattina. In Genesi capitolo 3, verso 12, guardiamo questi due nostri padri come stavano nel, nell'Eden. L'uomo rispose, la donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero. E io ne ho mangiato. Che risposta? Che risposta irresponsabile. Noi non dobbiamo fare così. Cosa fece Adamo? Prima accusò Dio nel dire: se tu non mi davi Eva, io ce la facevo. Tu mi hai dato Eva e io ho fatto come ha detto lei. Vedi se tu non me la davi, Signore. Ma come? Quando gliela diede che erano passati tutti gli animali e non aveva trovato un animale per... perché non si possono fare atti bestiali con gli animali. E Dio gli fece una come lui. Quando Dio gliela diede disse, oh che bello, e gli mise il nome Eva, che dolce, questa è carne della mia carne. Quando ebbe i primi rapporti con Eva, gli mise il nome dolce perché lui godeva di quella atmosfera di felicità con lei. Quando peccò disse a Dio, ma se non me la davi non disse ho sbagliato Dio ma che me l'hai data a fare in colpa a Dio ma è possibile eppure così fece quando Dio disse dove siete prima se la prese con Dio poi con Eva e con Gruse per lui era normale fare così perché così aveva fatto anche Eva, lui fece come lei e disse a Dio, ho fatto come ha fatto lei, ma possiamo fare così. Ma tu mi segui stamattina. Quando tu dici così fanno, così fanno, tu stai sbagliando e continui a sbagliare. Sbagliano gli altri e sbagli pure tu. Uno sbaglia e poi sbagli pure tu. Prima ne aveva uno, Dio, ora ne tiene due pure a te. Ma non è normale. Guardiamo il verso 13. Signore, aiutaci. Dio, il Signore disse alla donna: Perché hai fatto questo? La donna rispose: Il serpente mi ha ingannato e io ne ho mangiato. Cioè. Dove siete? Che cosa avete fatto? Era già una domanda che li metteva in tensione e anziché dire ma abbiamo sbagliato, Signore perdonaci, non lo facciamo più. Eva risponde allo stesso modo, hai creato tanti animali, potevi fare a meno di creare il serpente, è stato lui perché il serpente camminava in piedi allora. Cioè lei, la stessa scusante, se tu non lo creavi, Dio ci dà l'intelligenza, noi dobbiamo rispondere. Dove siete? Cosa avete fatto? C'era qualcosa che non andava. Il serpente, come dire, se non c'era. Perché lo hai fatto? Possiamo vivere così, credenti? Possiamo dire così? Aderiamo un poco a tutto. Una volta faceva il battesimo del bambino, adesso lo fa mio figlio, ci devo andare perché così facevamo, se no sembra brutto. Adesso c'è Natale. E c'è il bambinello della mezzanotte, nasce il bambinello, dobbiamo andare e lo dobbiamo baciare. Ah, lo dobbiamo baciare. Avevo cinque o sei anni, sapevo che nasceva il bambinello, si diceva nasceva, nasceva. Ho detto a mamma la sera di Natale: Mamma, questa notte voglio vedere come nasce il bambino nella mia immaginazione da bambino pensavo che nasceva veramente allora sono andato in chiesa mia mamma mi ha detto però ti raccomando a mezzanotte non appena è successo devi ritornare sì sì mamma non ti preoccupare ero piccolino in mezzo alla gente sono passato avanti al lato destro della chiesa mi ricordo ancora perché al centro Pare che tutti mi guardavano, mi sono andato a mettere dove era il prete perché volevo vedere come partoriva, ma pensa come pensavo. E tutto a un tratto il prete ha fatto due inchini, ha aperto la, eh, la, la piccola con la piccola chiave e la piccola porticina e ha tirato fuori. Un bamboloccio che così l'avevo pure io che giocavo a casa. E ho visto le persone che incominciavano a baciare. E me ne sono tornato a casa, deluso. Ho detto, ma io ce l'ho pure io, un bambolino così. Ma poi questi lo baciano. Ma questa è idolatria. Lo facciamo anche noi. Ma dove sta scritto che lo dobbiamo fare? Ma vi pare normale? Dice, ma tutti fanno così, ma lo possiamo fare? La scrittura che cosa ci dice? Mi ricordo quando ero piccolo, prima de, de, della conversione si faceva il sanguinaccio. Quando abbiamo conosciuto la parola del Signore c'è scritto di non mangiare il sangue. Quando venivano per portarci nel vicinato che avevano ammazzato il maiale, dicevamo noi non lo mangiamo, perché la scrittura dice di non mangiarlo. Signore aiutaci. Dobbiamo cominciare seriamente, fratelli. Il serpente, come dire, se non c'era, perché lo hai fatto? In Ezechiele 18 questo popolo continua. Nel verso 25, guardiamo, cioè, ma siamo testardi veramente. Verso 25 dice così, leggiamo. Ma voi dite, vedi, gli insegnamenti popolari sono al di sopra di quello che dice il Signore. La via del Signore non è retta. Vedi un poco dove, erano, dove arriviamo, che noi facciamo meglio di Dio. Ascoltate dunque, casa di Israele. È proprio la mia via quella che non è retta, sorella. Non sono piuttosto le vostre quelle che non sono rette? Dio dice a noi questa mattina proprio questo. Quando noi facciamo le cose per tradizioni, e sono sbagliate, e sono religiose, ma non sono nella parola del Signore. Sbaglia Dio o sbagliamo noi? Non solo sbagliamo, diciamo pure che facciamo meglio di Dio. Leggiamo nel verso 29. E la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette. Signore aiutaci. Leggiamo il verso che segue, nel verso 30, cosa ci vuole dire il Signore questa mattina? Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, chiesa di Dio, credenti, cristiani. Questo dice il Signore, Dio. E dice a me e a te, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avete più occasione di caduta nell'iniquità. Perciò vi giudicherò e ci invito a cambiare non secondo noi, affinché la speranza prenda il posto della perdizione. Ci sono dei cambiamenti, ma sono grossi. L'idolatria è qualcosa che Dio non la sopporta e continua a dirlo. Avevano invertito i comandamenti del Signore e dicevano che i loro erano corretti. Dio, nell'Esodo capitolo 20 verso 5, e questo vale anche per noi, leggiamo insieme. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Abbiamo fatto la stessa cosa noi. Ho detto prima, per amore di verità, noi abbiamo cambiato i comandamenti. La Chiesa romana ha cambiato proprio i comandamenti. Guardiamoli insieme. Do, tre non ci sono e li ha messi. E due li ha cambiati completamente. Guarda questa piccola immagine di tutti i comandamenti, così come sono. Guardiamola insieme. I dieci comandamenti della Bibbia si trovano in Esodo capitolo 20. Dice, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di servitù. Non avrai altri dì davanti a me. Il secondo comandamento dice: Non farti scultura, lo abbiamo letto adesso, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra e nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Guardiamo come l'ha cambiato la Chiesa romana. Leggiamo insieme. Mettiamo quello della Chiesa romana. Dice Il Signore io sono il Signore Dio tuo. Il secondo che equivale a non farti sculture né immagini. Non avrai altro dio all'infuori fuori di me. E si ferma lì. Signore, aiutaci. Solo questo. Lascialo per un attimo. Il secondo dice: Non nominare il nome di Dio infano. Il terzo dice: Ricordati di santificare le feste. Questo non esiste proprio nella Bibbia. Signore aiutaci. Andiamo a rivedere quell'originale. Ricordati del giorno di sabato e si è fermato lì. Continuiamo, onorerai, non uccidere. Quando arriviamo al decimo comandamento, nel verso 17, dice: Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il, tuo servo, né il suo servo, né la sua serva, nel suo bue, nella sua asida, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Guardiamo come è stato modificato. non desiderare la roba d'altro. Cioè, se c'è quella immagine completa dove sono tutti e due, forse non si riesce a vedere per televisione. Comunque, se tu vuoi queste informazioni, c'è il, il numero in sovraimpressione. Per ordinare il calendario, dallo stesso numero ci puoi chiedere un WhatsApp che te lo mandiamo, così vai a vedere direttamente. Un attimo, che chiedo alla regia se c'è il completo. Mandate, mettete, mandate il completo quando vi chiamano, quando vi mandano. Il numero c'è sulla, 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 sulla televisione punto interrogativo Marco? Bene, bravo. Allora vedi c'è il numero dove parla del calendario 0975 37 22 10. se vuoi un whatsapp per chiarire questi punti, ma non per polemizzare, perché realmente i comandamenti non sono quelli, sono cambiati. Il secondo comandamento, leggiamo quello della Chiesa Romana, dice, non nominare il nome di Dio in vano, mentre quello nella Bibbia, in, Genes in Esodo 25, non dice non nominare il nome di Dio in vano. Leggiamolo insieme. 25. Dice non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non le servirai. Già quando noi ci prostriamo davanti a un bambinello per baciarlo, questa è pura adorazione che Dio vieta. E poi aggiungere tutto il resto. Non possiamo dire così fanno tutti, così facciamo pure noi. Alla regia voglio chiedere, quelli che vi chiedono, mandate il foglio completo di tutte e due. Quello biblico e quello romano. Questa non è polemica, sorella. Fratello, questa non è polemica. Questa è la verità di Dio perché abbiamo un'idolatria in Italia che supera le altre nazioni, che Dio la vieta e che la Bibbia dice che questo è abominio davanti al Signore. Noi dobbiamo essere coscienti. Non possiamo dire tutti fanno così, perché nel verso che abbiamo letto, nel verso 29, nel, nel verso 30 di Ezechiele 18, il Signore vuole che noi dobbiamo cambiare, sorella, non come pensiamo noi, non come pensano i nostri capi religiosi. Cosa dice Dio? Leggiamo il verso 30. Perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, popolo di Dio, credenti, cristiani. Dice il Signore, Dio, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta. Perciò vi giudicherò e ci invita a cambiare, non secondo noi, affinché la speranza prenda il posto della perdizione. Nello stesso libro di Ezechiele, nel capitolo 33, verso 10 e 11, dice così. Tu, figlio d'uomo, questa è la responsabilità di chi amministra la parola del Signore e di chi ascolta. Di alla casa di Israele, voi dite così, le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Verso 11 dice, Signore ci parla, di così dice il Signore, di così dice a me, a te, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte del ma che l'embio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste? O casa d'Israele, è un appello da parte del Signore. Non continuiamo a sbagliare, convertiamoci a Dio, seguiamo la Sua parola. Ezechiele, dove abbiamo letto nel capitolo 18, verso 30, rileggiamolo. E leggiamo anche il verso 31. Signore aiutaci questa mattina. Perciò io vi giudicherò secondo le ognuno, ciascuno, secondo le sue vie, dice il Signore Dio. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avete più occasione di caduta nell'iniquità. Leggiamo il verso 31, come continua il Signore. Gettate via da voi tutte le trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, o oh credenti, o oh cristiani, o oh cristiani religiosi? Signore, aiutaci. Un cuore nuovo. Togliamo tutto quello della vecchia gestione, della Babilonia, delle tradizioni, delle abitudini sbagliate. Il Signore ci chiama ad un cambiamento radicale. Chi lo deve fare se non noi che desideriamo camminare con Dio? Un cuore nuovo, togliamo tutto quello della vecchia gestione di Babilonia, della confusione. Abbiamo letto in Romani capitolo 2 verso 6, vogliamo leggere il 6 e leggiamo fino all'11 per comprendere quello che il Signore ci vuole dire in questo giorno. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità. Ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male senza distinzione del religioso e della persona intelligente. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al religioso prima e poi all'intelligente. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Una parola più chiara di questa, dove la possiamo trovare? E come possiamo dire per la chiarezza della parola di Dio, che non è parola di Dio che ci è giunta ancora questo giorno, noi dobbiamo selezionare, dobbiamo separarci dalle cose che Dio non vuole. Dobbiamo applicare un principio molto importante. Quello che ho fatto diventare mio, e lo ripeto anche a te, Signore, ciò che piace a te, piace a me. Quello che non piace a te, non piace neppure a me. Perché il nostro giudice non è l'assemblea, la denominazione che noi facciamo parte o i nostri capi religiosi. Noi un giorno ci troveremo personalmente davanti al Signore che ci sta parlando anche in questo giorno attraverso la sua parola. Ed è Lui che ci dice, entra o va via che non ti conosco. Sprecare una vita nella, nel sistema religioso e poi trovarci davanti al Signore ed essere messi fuori. È la più grande delusione che possiamo avere. Io restai deluso a 4-5 anni nel vedere che si baciava un bamboloccio che lo avevo pure io. Perché un bamboloccio è sorella, fratello. Tu magari adesso ci vedi qualcosa di sacro e lo baci, ma non c'è nulla di sacro in quella, c'è solamente un qualcosa che è di abominio davanti al Signore. L'idolatria e tante altre tradizioni sono un abominio davanti al Signore. Il Signore ne parla in molti capitoli della Bibbia. Noi dobbiamo tornare al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore? Preghiamo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Noi ci fermiamo, Spirito Santo di Dio, tu continua a parlare ad ogni cuore. Per amore di Gesù. Amen. 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 Prendi nota dove abbiamo letto. Fai una foto sulla televisione per cercare quei versi per rivedere. L'anima che pecca morrà. Ezechiele 18, 20, 18, 19, 18, 4, Romani 2, 6 e 7, Giovanni 15, 16, Ezechiele 18, 1 e 2, Ezechiele 18, 19, Genesi 3, 12 e 13, Ezechiele 18, 25, 18, 29, Esodo 25. Mettici anche Esodo 20, 17 per cortesia. Ezechiele 18, 30, Ezechiele 33, 10, 11, Ezechiele 18, 31, Romani 2, dal 6 all'11. Esodo 20, 17. Lo metti dopo il, dopo il 5. Esodo 20, 17. No, mettilo dove c'è quello già, o oh no? Non si riesce. Va bene. Ti voglio ricordare che a quel numero, in sovraimpressione per ordinare i calendari, puoi chiedere anche un Whatsapp per ricevere la differenza che passa tra i comandamenti scritti nella Bibbia e quelli scritti dalla Chiesa romana. Così fai un confronto, ti rendi conto di ciò che dice la parola del Signore. Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19.30 con altri tre fratelli e continuiamo a nutrirci della parola del Signore. Dio ti benedica, grazie di essere stato con noi. Se ti serve questo messaggio per chiarire con qualcuno, lo trovi su YouTube nell'arco di un breve spazio di tempo sotto Parole di vita tv. Lo puoi cercare e lo condividi con chi ti dice il cuore perché molti continuano ad operare stoltamente perché realmente manca la conoscenza. Manca anche la conoscenza di come sono stati cambiati gli stessi comandamenti del Signore. Ma questo è grave, però se uno non lo sa, è per questo che il Signore ci mette nel cuore di esporre la parola, perché la parola di Dio è quella che ci giudicherà. Gesù così dice, non sono io che vi giudico, è la parola, perché la parola ci fa sapere la verità che noi poi dobbiamo seguire. Ci vediamo stasera. Pace e buona giornata.